Oggi la Lomellina è in lutto. È il terzo gravissimo incendio che si verifica da dicembre a oggi. E la cosa più grave è che i cittadini non sono stati informati su come devono comportarsi in queste situazioni, purtroppo sempre più frequenti in Lomellina. Ieri, per esempio, è scaturito un incendio da cui è emersa una colonna di fumo nero che è stata vista per chilometri e chilometri in moltissimi comuni dell'area e i cittadini non ne sapevano nulla. L'incendio è divampato ieri intorno alle 4:30 del pomeriggio presso l'azienda Aboneco di Parona Lomellina, un piccolo comune di 2000 abitanti, sede anche di uno dei più vecchi inceneritori di tutta la Lombardia, a pochi metri da questa azienda. L'azienda Aboneco si occupa di risanamento e bonifiche ambientali, ma anche di trattamento di rifiuti. E infatti sono dei rifiuti i materiali che sono andati a fuoco e di cui non conosciamo l'entità e che erano stati depositati nell'area esterna dell'azienda dove è divampato l'incendio. Allora, noi oggi abbiamo un comunicato stampa di ARPA Lombardia che ci dice che i valori che hanno misurato le centraline dell'area dicono che è tutto regolare, ma non vi dicono se hanno portato sul posto una centralina mobile che è in grado di misurare non solo il classico PM10 o l'acido solforico, ma anche per esempio le diossine, i PCB, altre sostanze patogene che le centraline dell'aria non rilevano normalmente e che sono pericolosissime per la salute. Dall'altra parte, vi hanno detto che l'incendio non è ancora domato? Io oggi all'1:30 ho ricevuto un video attestante che c'è ancora l'incendio in corso e dunque nessuno può dire che siamo fuori pericolo perché la situazione è in divenire e bisogna attivarsi velocemente, effettuare tutti i controlli e mettere in sicurezza l'area e dire esattamente alla popolazione come comportarsi. Proprio perché le informazioni date sinora sono insufficienti, oggi il Movimento 5 Stelle ha fatto partire una serie di missive alla Regione, ad ARPA e ad ATS per sapere esattamente quali procedure sono state attivate per far fronte a questa emergenza. Peraltro sono state riscontrate alcune irregolarità. Per esempio, a pochi metri da quell'azienda c'è una linea ferroviaria fra le più affollate di tutta la provincia di Pavia, la Milano-Mortara. Ci risulta che ieri, durante il rogo, i treni siano stati fatti circolare regolarmente con un muro di cinta dell'azienda che rischiava di bruciare e crollare. Dall'altra parte, oggi che l'incendio non è ancora domato, i treni continuano a circolare come se niente fosse. È tutto normale? Si può fare? È anche questo che abbiamo chiesto nelle nostre missive, se il comportamento nei confronti dell'utenza è stato corretto. Per come sono stati affrontati questi gravi episodi che stanno devastando la Lomellina nel giro di pochi mesi, a noi sembra che le istituzioni stiano prendendo le cose un po' troppo alla leggera. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle continuerà a denunciare, vigilando sulle istituzioni e pretendendo risposte tempestive, puntuali e date ai cittadini con la massima trasparenza. Thank you.